Una settimana difficile. Diciamo di sì, un po' difficile per altri motivi extraclassici, però dobbiamo pensare alla partita, quindi parliamo solo della partita. Partiamo dei componenti, questo è quanto sopra, chi c'è? Chi c'è spero facciano subito la... No, chi c'è per le parti avanzate di Moce Romarano? Moce Romarano e poi abbiamo i tre ragazzini. Convocato anche Rei da un 95 della Juniores. Quanti sono convocati? 20. Per quanto riguarda, diciamo, il discorso rispetto al sabato scorso a San Biase, per quanto riguarda Mogo e Uomini, di... No, sicuramente abbiamo, non per piacere, ma per necessità, dovuto cambiare qualcosa, proprio perché venendoci a mancare anche Arcidiacono, insomma, Pesce, che è un altro che comunque ci poteva dare un po' di qualità, abbiamo dovuto cambiare non tanto, diciamo, ritornare alla difesa a 3 e mettere un centrocampista in più. Fondamentalmente questa è la differenza. Ci saranno i ragazzi. Comunque modulo a 3. Sì, ma al di là del modulo, domani sarà una partita, se vogliamo parlare, diciamo, più della partita al di là dei protagonisti, che ci deve vedere protagonisti dal punto di vista della corsa, del carattere, della cattiveria agonistica, perché incontreremo una squadra che ha queste virtù, oltre ad avere un parco di attaccanti di tutto rispetto in questa categoria. Quando parlo di parco parlo più di uno, perché sono almeno... hanno 6 attaccanti over, dove il più fesso ha fatto campionati di Serie D e Serie C2. È una squadra molto ostica, perché anche domenica ha perso immeritatamente. Fuori casa soprattutto ha fatto 4 pareggi e una sola sconfitta, che è stata quella che poi ha determinato l'allontanamento del vecchio allenatore, ma ha sempre fatto bene, anzi meritava anche di più. Io ho visto le immagini anche a Jebelson, dove ancora una volta Spicuzza si è risaltato per le parate che ha fatto. Ripeto, è una squadra da prendere, anzi, di tutto rispetto, che penso che i 13 punti siano bugiardi, e noi dobbiamo essere bravi ad avere quella giusta calma, che non significa chiaramente non correre, non andare oltre su ogni palla, ma aspettarle, perché come tutti anche loro hanno delle lacune che dobbiamo essere bravi a sfruttare con gli uomini di qualità che ci sono rimasti. Ma sono molto piccoli rispetto, sì, alle nostre. L'hanno esaltate perché hanno perso un 94, che il portiere, hanno tesserato un 92. Hanno squalificato Manzo, ma gioca Giordano, che le prime 6 partite era titolare e Manzo è subentrato dopo. Pertanto sono tutte, diciamo, assenze irrilevanti. Cioè, da quello che sembra, dopo che le dico io, sì. Perché mi sembra siano costrette, nel senso che non hanno altri 94 in rosa se non nella Juniores, sembra, così dicono, facciano giocare questo russo. Che tu fatti questo esterno, mi riferiscono che sia una punta, anche se allicata, da quel poco che l'ho visto non è mai entrato in azione, per lo quale idea da capire che abbiamo visto l'immagine anche lì, hanno avuto una reazione di squadra di carattere, perché da 2-0 hanno recuperato, ma soprattutto in De Rosa hanno, ritengo sia il più pericoloso, perché unisce una grande corsa con una tecnica e soprattutto vede la porta, quando vede la porta calcia e generalmente la prende. Nel corso poi spesso quando vedo questo pistacchione? Sì, è capitato, più che pistacchione è abbastanza pesante, probabilmente anche un po' sovrappeso per quello che ho visto, però quelli che giocano sono più forti del Colan, perché già il fatto che non giochi Morondi, che io ho visto all'Opera con il Mondalto e mi ha fatto un'ottima impressione,
giocatore che ha giocato anche con Marano e mi confermava la bontà. Ma Balsamo tra le linee è uno tecnicamente valido, Ragosta è un altro, insomma davanti hanno, non sbagliano secondo me chiunque giochi. Non lo so, io penso che, non so se ci sia un altro motivo, perché là c'è stato anche un va e vieni ultimamente, però non hanno bisogno di un 92, pertanto deve essere una scelta tecnica e invece di Papparia potrebbe, dovrebbe giocare Gambi, che è un terzino sinistro di ruolo e tra l'altro è anche più esperto rispetto a Papparia. Almeno questa... No, io ancora una volta invece questo è stato un motivo per capire, per avere prova di un gruppo molto affiatato. In settimana abbiamo anche cenato insieme ad Arcidiacono, proprio perché tutti volevamo stare vicino, soprattutto dopo la squalifica, e quindi no, invece penso che sarà un motivo in più per dare il massimo domani, indipendente dal gioco che deve dare qualcosa in più. Tanto che il capitano mi ha dichiarato che quando giochiamo a San Vito ci sono degli spazi, dobbiamo cercare di essere un attimo più stretto contatti con la squadra, e credo che sia un giocatore che si è anche un discorso che è andato un po' sfilacciato quando si è in carica. Sì, questa è una considerazione che diciamo che adesso è venuta fuori, ma che noi sappiamo e sapevamo da quando facciamo il ritiro. Ci alleniamo anche in funzione di questo. Poi è chiaro che allenandoci al San Vitino, purtroppo alcune cose vengono meno, perché l'abitudine al campo è importante. Dobbiamo essere però più bravi noi a sopperire in questo, essendo un po' più reattivi nello scalare, più cattivi nell'andare ad affrontare l'avversario, e non aspettare l'ultimo uomo, perché è davanti che bisogna evitare di far arrivare l'uno contro uno o la palla lì libera. Penso che comunque oggi sia necessario, anche perché loro sono bravi sulle palle inattive, loro hanno due o tre molto alti, tra cui Giordano. E non per caso su 12 gol fatti ne hanno fatto 6 su palle native, tra Manzi, Giordano e Langella. Sono molto bravi in questo, e anche per questo motivo ho preferito mettere un uomo in più che mi desse garanzia, spero, sulle palle native. Visto che provo molto Scigliani, ma io provo sempre tutti, io metto sempre tutti nella possibilità di dimostrare di essere in partita, perché possono servire in qualsiasi momento. E Andrea tra l'altro è uno che ha caratteristiche diverse rispetto agli altri, nel senso che è un po' più reattivo, più rapido nello stretto, anche più veloce, e tra l'altro è quello che ha più margini di miglioramento. Io credo che sia uno di quelli che, se si toglie di dosso l'etichetta di marcatore, perché lui è stato abituato a marcare l'uomo, lui è stato abituato a stare stretto e vicino, specialmente l'anno scorso che avevano necessità, allora con Nello stavano quasi attaccati, e quando gli chiede un po' di giocare va in confusione, ma non perché non lo sa fare, perché non è abituato. La stessa cosa nella marcatura uno contro uno, in allenamento si vede, poi in partita magari lo patisce un po' di più, però essendo il 92, essendo uno che ha fatto comunque delle presenze, un giorno in cui si sblocca da questa sua idea di calcio un po' all'antica, secondo me diventa un giocatore importante, ma importante veramente. Va bene, qualcos'altro? No, va bene. Okay, grazie. Buon pomeriggio.